all'altezza degli occhi delle persone, pensavo mi dicesse quello invece più tipo Bersani, no? Sì, certo. Così teniamo insieme tutti quelli della mia famiglia che ho attraversato in questi anni. No, guardi, io penso questo, Salvini ha avuto un grande merito. Però non sono congiunti stabili perché hanno divorziato. Sì, esatto, no, certo. Io ho, credo di riconoscere a Salvini, glielo ho sempre riconosciuto, un grande merito. Lui prese la Lega al 4% e l'ha portata a sfiorare nei sondaggi il 40%. Condivido le idee di Salvini? No, ne condivido molto poche, però gli va riconosciuto quel merito. Come ha fatto ad arrivare lì? Certo, con elementi populisti in un'epoca in cui cresceva la disoccupazione, l'immigrazione, si figuri, con parole d'ordine anche molto diverse dalle mie. Però lui ha avuto il merito di andare e tornare nelle piazze quando aveva il 4%. Io mi ricordo che negli anni in cui Renzi cresceva, Salvini aveva piazze dove erano di più i poliziotti a difenderlo dai fumogeni che gli lanciava qualche stupido scalmanato che non accetta le regole della democrazia. Eppure lui ci è sempre andato. Io quando faccio riferimento a quella frase intendo esattamente questo. Lei ha citato le sardine. Io con Mattia Santori, non ci credeva nessuno di voi, ho parlato per la prima volta il giorno dopo l'elezione, dopo che ho vinto. Non ci ho mai parlato né di persona né al telefono. Però a loro mi sono rivolto, non volendole mai strumentalizzare. Cosa ci hanno insegnato loro e qual è stato il contributo più rilevante che hanno dato, a mio parere? Hanno dimostrato che c'era tanta più gente in questo paese di quello che credevamo che voleva andare in piazza. Perché noi le piazze, i luoghi fisici di incontro, li avevamo lasciati solo alla Lega. E quella è stata una risposta che ha dimostrato che ci voleva coraggio. Io andai in Piazza Maggiore, lo racconto nel libro, il 7 dicembre tutti quelli a cui dicevo voglio andare da solo lì mi dicevano non andarci, sei matto, perché con 5.000 persone che sarebbero tante quella piazza per metà è vuota. Ci abbiamo scommesso, sono venuti in 10.000. E quando dico che vada in un bar e parli con chi hai di fronte, non è per scendere a un livello di populismo che a volte in qualche bar si può sentire, a parte che i bar sono frequentati poi da persone normali a cui dobbiamo dare la stessa dignità che diamo a un docente di Harvard, ma certamente la capacità del linguaggio, di parlare, di ascoltare, ogni tanto con la puzza sotto il naso c'era un po' andata via. Ecco, io penso che se abbiamo vinto contro quasi tutti i pronostici e anche perché ci siamo davvero messi all'altezza degli occhi delle persone, ascoltando, prendendo qualche rimbrotto, però sapendo sempre cosa raccontare e cosa dire. Io ho sempre detto, guardate, chi mi incontra può dirmi che non condivide quello che faccio e quello che dico, si chiama democrazia, ma io nei 5 anni precedenti non ho mai trovato nessuno che mi abbia detto non hai fatto quello che avevi promesso. Secondo me la credibilità di una classe dirigente passa anche da lì. E di classe dirigente si parla in questo libro. Grazie Bonaccini, io prenoto, aspetto giugno, poi prenoto. Grazie a voi, grazie. E poi vediamo come va. Grazie. Pubblicità. L'aspettiamo volentieri. Pubblicità e poi entriamo meglio nel decreto varato ieri sera.